una partita in cui abbiamo lottato, porti anche i segni della battaglia, non è bastato per oggi. Non è bastato, però il secondo tempo di oggi deve essere la base su cui fondare la nostra salvezza, come abbiamo giocato secondo me il secondo tempo, deve essere come la squadra deve giocare ogni partita. Abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo creato, c'è stato qualche episodio dubbio che poi mi riguarderò, però a prescindere dal risultato, che ovviamente non ci fa piacere, la prestazione è stata ottima secondo me. Si attendeva un po' da tutti una risposta dopo l'ultima sfortunata partita d'andata, c'è stata caratterialmente e anche nel gioco. Sì, assolutamente. Dopo la prestazione indecorosa con Sant'Angelo serviva una risposta. Ci siamo allenati queste 2 settimane secondo me molto bene e oggi secondo me ne è stata la prova. Abbiamo fatto un'ottima gara con tanta forza di volontà e tanto spirito di sacrificio. Al di là del risultato, la prestazione, la partita di oggi deve essere un punto di partenza perché mancano ancora 16 partite da qui al termine della stagione. Assolutamente, e secondo me oggi un altro aspetto positivo è che molti ragazzi che magari in questa prima parte di stagione hanno trovato meno spazio, si sono fatti trovare pronti, hanno fatto davvero una gran partita, perché la nostra forza è proprio il gruppo e quindi serve l'aiuto di tutti appunto per ottenere la salvezza. Lasciamo spazio ad altre domande. Per Gazzetta Lodigiana siamo con Alessandro Latini del Fanfulla, nel post gara contro il San Marino, sconfitta per 1-0. Ci racconti un po' questa partita? È stata una partita un po' strana perché secondo me siamo partiti bene, i primi 15-20 minuti siamo partiti bene, abbiamo avuto anche dei presupposti per poter fare gol. Poi abbiamo subito questo Eurogol un po' anche inaspettato che ci ha un po' tagliato le gambe. Probabilmente anche i 2 infortuni che sono capitati a Bove e De Vilato ci hanno un po' destabilizzato. Quindi, secondo me, poi la seconda parte del primo tempo abbiamo fatto un po' più fatica, ma poi nel secondo tempo invece siamo usciti alla grande, siamo sempre stati nella loro metà campo e secondo me il pareggio era il risultato migliore. No, poi hai fatto la tua solita grande partita di sacrificio, correvi a destra e a sinistra, soprattutto in fase difensiva. Forse oggi sei un po' mancato in fase offensiva, cosa ne pensi? Secondo me, probabilmente oggi personalmente, la partita che ho fatto in cui sono stato più presente invece dal punto di vista offensivo, ho calciato tante volte nello specchio della porta, cerco sempre di fare il mio lavoro sia in fase difensiva sia in fase offensiva, purtroppo oggi ci è mancato soltanto il gol. Ti posso chiedere cosa vi siete detti sul finale di gara, come hai visto i tuoi compagni? Ovviamente noi siamo tuttora dispiaciuti assolutamente per la sconfitta, però il mister ha detto che lo spirito del secondo tempo deve essere la base, se facciamo così per tutte le partite, per tutti i 90 minuti ci possiamo salvare tranquillamente. Ok, ti ringrazio e ti auguro grande in bocca al lupo. Ok, grazie.